cari direttore, anche di qua bisogna girare, e membri tutti della famiglia, così chiamata il dottor Cattugno, della famiglia, io lo ripeto, della famiglia di Avvenire, cari fratelli e sorelle, sono veramente lieto di essere qui con voi per celebrare insieme questa Eucaristia prenatalizia. E ringrazio vivamente il direttore Tarquinio per il gradito invito. Saluto tutti voi con viva cordialità, anche a nome del Santo Padre Francesco, al quale va il nostro pensiero affettuoso e l'assicurazione della nostra preghiera nel giorno del suo compleanno, a poca distanza dal 50° anniversario della sua ordinazione presbiterale. E vi ringrazio sinceramente, ecco, per il servizio che prestate sia alla Chiesa sia alla società italiana, perché mi pare questa caratteristica, ecco, è un servizio ecclesiale ma che si rivolge sia alla Chiesa che alla società italiana, e vi ringrazio anche, posso farlo in questa circostanza, anche per, diciamo, le attenzioni che avete avuto nei miei confronti, ecco, sempre siete, anzi dovete spingermi, no? Ecco, perché io dica qualche cosa, faccia qualche intervento, però sono stato alla giornata dell'Avvenire in Basilicata per la prima volta. Questo ha fatto perdonare tutti i miei peccati. Benissimo, grazie davvero per tutto questo. Ecco, oggi iniziamo il periodo di immediata preparazione al Natale, caratterizzato, come certamente sapete, da antifone speciali che si cantano ai vespri e che vengono riprese come versetto nell'Alleluia della Messa. Si tratta delle cosiddette grandi antifone O, perché cominciano con l'esclamazione di ammirazione O, e sono invocazioni ardente rivolte dalla Chiesa al suo Salvatore. L'abbiamo ascoltato prima il canto dell'Alleluia. O sapienza dell'Altissimo, che tutto disponi con forza e dolcezza, vieni, insegnaci la via della saggezza. E nel primo giorno di questo periodo speciale, ecco, che ci avvicina, che ci porta alla celebrazione del Natale, si legge il brano evangelico della genealogia di Gesù, secondo San Matteo, come abbiamo appena ascoltato. Una pagina che può lasciare anche un po' sconcertati, no? Non siamo abituati a sentire queste pagine del Vangelo, anche perché credo si legga una volta sola nella liturgia, soltanto in questo giorno, e che comunque può suscitare in noi due atteggiamenti. Il primo, una certa estraneità a tale sequela di nomi, con la quale abbiamo effettivamente poca familiarità. E il secondo, una percezione di qualcosa di molto burocratico, perché somiglia quasi ad un atto notarile, con la finalità di determinare l'albero genealogico di Gesù. Comincia così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Allora, Davide anzitutto, la scrittura dice che il re Davide, a un certo punto della sua esistenza, desidera costruire una dimora stabile al Signore. A tale desiderio il Signore risponde attraverso il profeta Natan, che viene mandato da lui e gli dice: Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato, come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, e il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno.
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del tuo regno per sempre. Gesù dunque è il Messia promesso di quel regno stabile, reso stabile, è il discendente di cui il Signore dice: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. È la realizzazione della regalità di Israele. E Gesù viene detto anche figlio di Abramo. Chi è Abramo? Possiamo dire che Abramo è un uomo che viene dal mondo pagano, è testimone di quel mondo prima che si costituisca la fede ebraica. Ma Abramo è anche colui che ascolta la parola, divenendo così figlio della promessa. A lui il Signore dirà: in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Dunque Gesù non è solo un Messia, ma è anche il volto della nuova regalità sul popolo di Israele, sarà re di tutte le genti. La sua venuta e la sua salvezza hanno una pretesa universale. Nel brano evangelico troviamo questa frase: in tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Rileggendo con attenzione il testo, ci accorgiamo che facendo salva la somma delle genealogie da Davide alla deportazione, quelle da Abramo a Davide e dalla deportazione a Cristo non sono di 14, bensì di 13 generazioni. Voi che conoscete bene il valore delle parole scritte e di quelle non scritte, magari soprattutto di quelle non scritte, ecco, quando si salta qualche cosa. Soprattutto quando lo fa la Santa Sede, no? Ecco, ci si accanisce per sapere che cosa si voleva dire effettivamente. Bene, sapete che a volte è ciò che manca che indica qualche cosa di particolarmente interessante. Infatti il testo non dice da chi è generato Abramo nella prima serie di generazioni, e nella terza Giuseppe è colui che non genera, ma viene detto lo sposo di Maria da cui nasce Gesù Cristo. Il brano elude chi ha generato Abramo, dunque manca il principio, e questo è perché il principio è Dio. Inoltre Giuseppe non genera perché è colui che accoglie il dono. Per l'evangelista Matteo, che non si è preoccupato di spiegare l'incongruenza di questo frammento evangelico, era evidente che il credente avesse presente che Abramo è generato da Dio e che Giuseppe accoglierà il figlio come dono. Gesù è inizio della nuova generazione che viene da Dio. Un altro elemento che il Vangelo di Matteo ci suggerisce è quello di assumere la consapevolezza che dietro ogni nome c'è una storia e che tutta la storia che viene prima di Cristo è l'ordito e la trama nella quale Dio irrompe. Una storia umana non costituita da perfetti, ma da generazioni nelle quali si incontra anche il male. Come ha detto Papa Francesco, un elenco quindi dove si incontra anche tanto peccato. Tuttavia Dio non si spaventa, cammina, cammina con il suo popolo e offre la speranza nel Messia. Se Dio cammina con il suo popolo, allora anche in questo momento, così travagliato della vita della nostra Chiesa, il cristiano è chiamato a non spaventarsi delle cose grandi, a prestare attenzione alle cose piccole. Anzi, sappiamo come questo elenco di storia porta avanti i problemi, le guerre, le inimicizie, i peccati, ma anche la speranza. Dunque, non c'è storia che non sia parte dello stesso corpo del Figlio di Dio. Proprio nelle genealogie, nella storia dei singoli personaggi, è andata prendendo forma la promessa di Dio, promessa di un re Messia. Questo spiega che Dio salva non sopra né fuori dalla storia, ma dal di dentro. Il racconto di nomi e genealogie indica allora che l'incontro con la parola che diviene carne accade sempre dentro un momento storico preciso, dentro un tempo definito, che bisogna saper riconoscere, perché non c'è una serie infinita di possibilità per riconoscere il tempo in cui Dio rivolge la sua parola. Ecco, cari fratelli, cari sorelle, cari amici, un messaggio preciso anche per chi come voi si occupa ogni giorno di parole e non solo. Come riconoscere la parola, la
nelle migliaia di parole che ogni giorno alimentano la vostra redazione? C'è una bussola con cui orientarsi? Qual è la radice delle nostre parole? Per rispondere a tali domande torniamo al significato denso e rassicurante della genealogia del Cristo, nella quale vediamo assunte e riassunte tutte le nostre genealogie. In definitiva non sono semplici elenchi di persone, il famoso albero genealogico, ma stanno lì ad indicare storie ben precise, dichiarano un'appartenenza. Ed è questo il primo messaggio che vorrei lasciarvi, cari amici di Avvenire. Ogni giorno ricordate la vostra appartenenza. È importante. La storia parla e traccia percorsi per il futuro. Voi appartenete, non in termini di possesso, ma di scelta e di affidamento, a una storia ecclesiale, impreziosita da grandi figure del laicato cattolico italiano. E permettetemi, appartenete anche in maniera indissolubile, come ci è stato ricordato dal direttore, a un grande pontefice, Paolo VI, che più di ogni altro ha permesso che la vostra genealogia potesse svilupparsi nel tempo. Le sue parole costituiscono ancora oggi una valida cartina al tornasole con cui orientarsi nell'oceano informativo. Nel discorso sui mezzi di comunicazione sociale, pronunciato il 27 novembre 1971, ricordato anche da Papa Francesco nell'udienza per i 50 anni del quotidiano, così tracciava i criteri fondamentali per chi opera nel campo della comunicazione. Anzitutto, sotto il profilo personale, soggettivo, l'amore alla causa, la passione, l'entusiasmo che devono animare l'operatore. Sentimenti che occorre avere generosi e grandi, come la vastità e la gravità della causa stessa, la quale investe e interessa l'intera collettività nazionale, e non solo nazionale, le famiglie, la scuola, i giovani, gli adulti, tutti indistintamente. E inoltre il senso della dignità e del valore del servizio della parola o dell'immagine, e il senso profondo dell'onestà e della responsabilità professionale, la quale responsabilità non è in contrasto con la libertà, così come non pregiudica e non meno ma la libertà la sollecitudine pastorale della Chiesa in ordine agli strumenti della comunicazione sociale, perché responsabilità personale e impegno pastorale comune sono piuttosto per elevare, fortificare, nobilitare, perfezionare la libertà dell'uomo e del cristiano, indirizzandola verso il suo naturale obiettivo che è il bene. Responsabilità dunque da proclamare e da stimolare coraggiosamente, liberamente, senza umani rispetti. Responsabilità dinanzi alla verità storica e dinanzi alla verità metafisica, morale e religiosa che trascende e permette ed obbliga di giudicare gli avvenimenti. È davvero una bella genealogia. Ricordate l'appartenenza per aprire nuovi tratti di cammino, come vi ha suggerito Papa Francesco, altrimenti l'attaccamento al passato potrebbe rivelarsi una tentazione perniciosa. Appartenere per camminare e non stare fermi in un museo. Il secondo messaggio che traggo dalla pagina di Matteo di oggi rimanda al tema che il Santo Padre ha indicato per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia. La genealogia, oltre che richiamare un'appartenenza, fissa anche una storia di vita nella memoria. E questo è quanto mai importante nel contesto attuale dei media fluidi. Scriveva il Cardinal Martini nella lettera pastorale Il Lembo del Mantello: «I confini troppo ampi mi danno un leggero senso di vertigine. Piacerebbe avere una guida, specialmente quando ci si avventura in territori molto lontani e impervi. Invece, sempre un tono da toccata e fuga, la fretta, l'urgenza, lo scoop. Basta arrivare primi con l'immagine e la notizia. Non importa come, non importa quanto valutata, meditata, rielaborata. Così si assiste a una specie di martellamento o bombardamento per stupire e passare oltre. All'indomani non si sa più nulla dei problemi gravissimi presentati ieri.
si riparte da capo, come se nulla fosse. Il presente sembra non avere radici, memoria, origine, ma nemmeno ha la possibilità di aprirci ad un futuro. La memoria è l'unico criterio che permette di sfuggire all'assolutizzazione della novità. Le notizie non devono possedere solo il carattere di novità, ma anche quello della memoria. Senza questa non c'è identità. E questo vale soprattutto per un mondo quale quello dell'informazione, i cui confini sotto la spinta delle moderne tecnologie diventano sempre più labili. Anche la memoria, come l'appartenenza, non richiama semplicemente un passato glorioso, ma rivolge lo sguardo sul futuro. Radici ben piantate, se non curate, rischiano di far appassire tutto l'albero. Curate sempre la memoria, non come un dogma assoluto, ma come potenza dinamica che fa camminare verso il futuro. Auguro che questo Santo Natale possa farvi riscoprire il senso dell'appartenenza e il gusto della memoria. La parola che si fa storia vi guidi nel vostro lavoro quotidiano e vi doni la via della saggezza. Sulle vostre famiglie, sui vostri cari, sui vostri figli, invoco la benedizione del Signore. E non dimentichiamo che il Verbo fatto carne è venuto e ancora oggi viene ad abitare in mezzo a noi. Accogliamolo con cuore aperto e generoso. E così sia.